grandissima attenzione ma pochissime risorse. Lo dico senza nessuna tema e voglio riprendere, prendo l'assist che mi hai dato Giovanni, quella dell'unità, perché è vero, l'educazione è una famiglia di principi che non mette in competizione ma mette in collaborazione, e quindi sono felicissima che oggi siamo tutti quanti qui a rappresentare quest'unità, che è un'unità che dovrebbe portare tutti verso l'attenzione più importante, che sono i nostri bambini e le nostre bambine, i nostri ragazzi. Abbiamo digitato gli stessi organici dell'anno scorso, come se nulla fosse accaduto. Abbiamo assistito un'altra volta al turnover di personale e purtroppo a settembre ci ritroveremo con gli stessi problemi di sempre, cioè quelli di mancanza di insegnanti, quelli di mancanza d'aule, e pensate che nelle periferie ci sono ancora scuole che sono allocate in appartamenti, dove non vi è immissione di aria pulita, dove non vi è assolutamente nessun tipo di sorveglianza, se non quella che fanno le maestre, il personale ATA e qualche persona che in qualche maniera si mette a disposizione come gli assistenti materiali. Abbiamo un problema sulle disabilità, abbiamo un problema sulla comunicazione dei problemi che ha la scuola in questo momento. Carenze infratecnologiche, infrastrutturali, e ancora non vediamo il giorno di questa storia. È vero, un modello non è per sempre, bisogna saperlo cambiare, bisogna avere la cultura, l'intelligenza, ma soprattutto la forza di portare avanti le nostre idee, perché se le nostre idee continuano ad essere quelle ancorate ad un sistema vetusto, ad un sistema di scuola, che tutti ci criticano, ma ci criticano, noi non abbiamo avuto più risorse, tranne le mascherine e il gel e i nostri docenti che si sono dati da fare. Noi il giorno dopo che eravamo in lockdown eravamo collegati, non abbiamo avuto nessuna formazione, ci siamo impegnati, abbiamo fatto autoformazione e abbiamo spinto l'acceleratore proprio sul passo e sul pensiero che i nostri ragazzi erano soli ed erano a casa. Ma quanti sono rimasti a casa senza le infratecnologie che servivano? Il 34%, signori. E questo dei nostri studenti, qui al sud, abbandonati. Parliamo di dispersione? E perché non parliamo anche della differenza di investimento che c'è stato da anni a questa parte con l'autonomia differenziata tra le scuole del nord e le scuole del sud? Vogliamo mettere pace a questa nazione? Vogliamo creare veramente l'equità? Oppure vogliamo continuare a parlarci addosso senza far nulla? Abbiamo scritto ai nostri rappresentanti politici, abbiamo rappresentato la forza delle nostre idee, perché è questo che ci spinge, come in scuola, ma soprattutto come genitori, come docenti, come educatori. La scuola non può rimanere indietro, perché la scuola è il futuro, e i nostri figli sono il futuro. E se un paese non dà importanza al suo futuro, non è un paese degno di nota. Scusatemi, ma volevo essere breve.